Quindi possiamo iniziare. Buonasera a tutti. Siamo al settimo appuntamento del ciclo La filosofia e le metamorfosi dell'essere, ciclo progettato dal professor Fulvio Papi. Abbiamo con noi questa volta Salvatore Natoli, che io ringrazio tantissimo ovviamente di essere qui con noi, e l'oggetto che gli hanno chiesto porre è Nietzsche, metamorfosi dell'essere, quindi non potevamo affrontare anche Nietzsche, e Nietzsche, abbiamo preciso, Nietzsche, i millenni plebei e l'avvenire della vita. Questo è il titolo che abbiamo concordato con Anatoli. Prego, Salvatore. Ringrazio di essere stato invitato, anche se devo dire che ormai in questo ciclo, grazie a Fulvio, io sono un abitué. E entro subito in questione con una premessa. Lo stile di Nietzsche. Cioè, Nietzsche è un pensatore che per il modo della sua scrittura è un pensatore rischioso. È un pensatore rischioso perché l'estetica della sua scrittura, l'aforisma, permette di essere usato indipendentemente dal suo pensiero, in modo occasionale. Può essere reimpiegato, reinvestito. A differenza dei grandi autori sistematici, dove un pensiero si inanella con l'altro ed è improbabile che si possa fare una citazione sensata staccandolo dal ritmo della scrittura. L'aforisma di per sé, essendo una illuminazione, essendo folgorante, intanto è seduttivo. E per altro verso, proprio per questo, può essere preso per se stesso e riutilizzato nelle modalità più varie. E in questo senso, indipendentemente dalle intenzioni di Nietzsche, direi per il fatto che si presta a queste diverse utilizzazioni, può diventare un autore pericoloso, perché come diceva lui di se stesso, io non sono un uomo, sono dinamite. E a secondo dei contesti, l'uso può diventare pericoloso, ed è successo. Diciamo, il nazismo o parte del nazismo si è impadronita di Nietzsche. Molto meno di quanto si pensi. Perché, per esempio, in Mein Kampf Nietzsche è molto poco presente. Ma comunque è stato utilizzato. Oggi, nel nostro tempo, corre un rischio contrario. Perché i lettori sono sempre meno all'altezza di Nietzsche. E quindi ci può essere un uso o estetizzante, e ancora va bene, o banalizzante. E questo invece è il rischio maggiore che in questo momento corre Nietzsche. Per cui, come leggere filosoficamente Nietzsche? Se c'è un metodo per poterlo leggere. Cioè, per andare in questa ricchezza di poesia, di estetica, andare a trovare una linea di coerenza che tenga insieme tutto questo. Io qualche esempio poi lo porterò.
La scrittura di Nietzsche è di tre tipi. La prima è l'aforisma, che è appunto un lampo. L'aforisma è un lampo. È una dimensione che si presta più all'intuizione, colpisce immediatamente. Infatti l'estetica del primo Novecento, le avanguardie del primo Novecento, sono state molto influenzate da Nietzsche. Anzi, il primo Novecento ha dato di Nietzsche una lettura fondamentalmente artistica. No? Lo hanno pensato poco come filosofo, lo hanno pensato come artista. Infatti ha influito molto nelle arti, nella letteratura. D'Annunzio parlava di ivresse, di ebbrezza. Questa lettura, in questo caso non estetizzante, ma altamente estetica, perché ha influito su tutte le avanguardie, come dire, ha liberato di Nietzsche una dimensione che c'era in lui, ma nello stesso tempo la curva filosofica è rimasta nascosta. Quindi l'aforisma, che poi diventa in Zarathustra poema, perché in fondo l'ambizione di Nietzsche era il poema presocratico, solo che per ragioni di salute, di attenzione, di concentrazione non riusciva a scrivere, non aveva, anche se non dobbiamo dire che scrive per aforismi perché non ce la faceva fisicamente, era anche il suo modo di pensare, no? Il suo stile. Quindi c'è l'aforisma, il poema e soprattutto dopo le edizioni critiche che si sono fatte, l'appunto, lo schema. Se voi vedete l'opera Omnia di Nietzsche, ci sono 3-4 frasi, appunti di un libro che doveva venire, appunti per la volontà di potenza, libro che di fatto non ha mai scritto, perché quello che è uscito è stato un libro montato. Allora già questa dimensione di frammentazione rende difficile vedere la curva. E invece, secondo me, innanzi a queste costellazioni di scrittura appaiono qua e là delle costanti sottintese, cioè vorticano intorno a dei focus, questi testi. E per venire a quello che riguarda stasera, che io svilupperò di più, uno dei focus intorno a cui questi vorticano, che di riflesso potremmo trovare in quasi ogni frammento, come un prisma, cioè un focus, vorticano intorno a un focus centrale, per il discorso mio di questa sera, che è la morte di Dio e l'oltre uomo. Dico oltre uomo perché ormai è noto, gli studiosi lo sanno, che la traduzione superuomo è una traduzione impropria, è über vuol dire oltrepassare. Allora, un focus dove più o meno nei vari frammenti si riflette il tema, il filo conduttore, è appunto la morte di Dio. È l'oltre uomo, che è quella linea che io svilupperò stasera, perché ce ne sono altre, a cui accennerò comunque. L'altro focus è il sentimento tragico. Perché il sentimento tragico è il sentimento ancora non opposto, ma certamente alternativo al cristianesimo. Tragedia contro redenzione.
In uno dei miei libri io l'ho intitolato proprio in questo modo, La salvezza senza fede. Quindi il sentimento tragico. La critica della morale, degli ideali morali, dell'obbligazione morale. La volontà di potenza e l'eterno ritorno. Leggendo tutto Nietzsche con attenzione, senza lasciarsi affascinare da un frammento o dall'altro, bisogna in qualche modo leggere questi frammenti, farli vorticare intorno a queste linee, e allora l'implicito emerge, non è che venga fuori, non può venire fuori un Nietzsche sistematico, perché il suo pensare è un pensare sperimentale. Una delle ragioni per cui usa l'aforisma è comunicare un'esperienza, no? Da cui poi scaturiscono concetti, anche per lui stesso, ma fondamentalmente è comunicare un'esperienza, un vissuto. E questo crea con Nietzsche in modo particolare quello che accade in genere per qualsiasi scritto. Perché, dico brevemente, tutta la grande filosofia, se uno la legge con acribia, anche quella che ci pare una filosofia errata, contiene sempre elementi che coprono la realtà. Ci sono delle corrispondenze parziali, cioè ci fa capire qualcosa. Questa è la grande filosofia. Poi nel complesso la possiamo criticare, possiamo dire che non sta in piedi, ma c'è sempre qualcosa che ci fa penetrare pezzi di realtà. E Nietzsche è quello, l'autore, per il modo della scrittura e per lo stile, che paradossalmente sembra avere sempre ragione e sempre torto. E porterò alcuni esempi. Sempre ragione e sempre torto perché? Perché lui fa una filosofia col martello, ma anche col coltello, cioè con la lama. Va al fondo, taglia. E quindi evidenzia un particolare. Ma nel momento in cui evidenzia un particolare, la dimensione complessiva se ne va sullo sfondo. E quindi mentre coglie una verità la perde, perché di fatto fa valere il parziale come totale. Ma senza volerlo. È il modo della scrittura che produce questo. Se ti comunico un'esperienza, no? Non ti comunico la totalità. Però in quell'esperienza io ti comunico una verità. Allora, per il modo della scrittura, è quel pensatore che paradossalmente ha sempre ragione e sempre torto. Per quel tanto che se il parziale viene fatto valere come totale, diventa falso. Ma se è visto nella singolarità, diventa penetrante e rivelativo, e rivelante. Io in genere porto questo esempio. In una bella giornata di sole voi siete a guardare, a contemplare un paesaggio e lo vedete in tutto il suo splendore, la sua bellezza. E siete invece in una notte di tempesta e c'è un fulmine che vi fa vedere una casa, un albero, che non avete notato nel sole. C'è un particolare che il generale, in certo senso, fa sparire. E magari quel particolare è importante. Ecco, diciamo che il pensiero di Nietzsche è folgorante, ti fa vedere qualcosa che nell'abituale non vedi. Questa è la scrittura. Allora, ciò detto,
e quindi con tutte le conseguenze, la utilizzazione, l'estetizzazione, la banalizzazione, prendiamo questa linea che sta nel titolo. La morte di Dio e l'oltre uomo. Perché la morte di Dio è un focus centrale? E perché rappresenta un bivio, cioè la consumazione, la fine dell'uomo europeo e dell'Europa cristiana. Dell'uomo europeo e dell'Europa cristiana. E della borghesia connessa a questa storia. Quindi è fondamentalmente il dissolversi di un mondo che trova nella morte di Dio la sua figura emblematica. E cosa sono allora i millenni plebei? I millenni plebei sono i millenni sotto il segno del cristianesimo. Perché, e paradossalmente, per promuovere la vita, per guardare all'avvenire, Nietzsche si rivolge ai greci. Infatti c'è un'espressione di Nietzsche: proprio perché ho preso la rincorsa da molto lontano, ho fatto un balzo che mi porta più avanti degli altri. Quindi per scavalcare il cristianesimo, che si è atrofizzato, che è morto, per aprire l'avvenire, prende la rincorsa da lontano, cioè torna ai greci. E quindi la ripresa dopo il cristianesimo dello spirito tragico. Ora, perché questa critica del cristianesimo? Intanto ci sono tempi e modi diversi attraverso cui viene formulata questa espressione, perché questa espressione emerge con chiarezza nella Gaia Scienza. Ma prima c'è una critica del cristianesimo nella forma della critica della morale e degli ideali. Perché si criticano le morali? C'è un'espressione ancora di Nietzsche: le morali diventano morali quando si perde di vista la ragione della loro nascita. E questo lo dice anche dei costumi. I costumi, quando diventano abiti e abitudini, si cominciano a vivere come se fossero da sempre così e per sempre così, dimenticando le ragioni di interesse per cui sono nati. Sono nati per ragione di utilità e quindi in quel momento erano giustificati, ma la loro verità dove stava? Non nella loro eternità, nella loro idealità. La loro verità stava nella condizione di interesse che li ha fatti nascere. Quindi alla base della morale c'è la dimensione dell'utile. Poi questo si formula in abito, in obbligo, in ideale di perfezione. E quindi il soggetto si aliena nell'ideale e in questo modo diminuisce e umilia la sua potenza vitale. Perché quello che nasce nella forma della utilità poi diventa una inibizione della vita. E allora io faccio una scienza, è il periodo illuminista di Nietzsche, che usa anche la scienza, ma la usa, poi critica anche la scienza, no? Ma è il momento positivista. Dietro l'ideale va a vedere
le ragioni che lo hanno prodotto. E quindi lo smaschera, ecco la fase dello smascheramento. Cosa c'è sotto i grandi ideali e sotto gli obblighi morali o le regole di condotta? Cosa c'è? Umano, troppo umano. Menschliches allzu menschliches. Disincantiamo, togliamo questa aura di valore a cui noi finiamo per essere sottomessi inibendo la nostra vita e andiamo a vedere, oggi si direbbe, andiamo a fare la decostruzione, ecco per usare una parola, andiamo a vedere la decostruzione che ha prodotto. E allora a questo punto la filosofia è come critica di tutte le convenzioni, di tutte le modalità attraverso cui la dimensione vitale è negata. A questo si aggiunga poi l'elaborazione che lui ha fatto della morale nella parte finale della sua vita, cioè dopo Zarathustra, nella genealogia della morale. La morale nasce fondamentalmente dal risentimento, perché è un prodotto del perdente, perché l'uomo forte, il vincitore, dimentica, il perdente ricorda. E quindi è nello spirito del risentimento e dell'invidia che si trasforma la vittoria del vincitore in colpa e in virtù la propria sconfitta. Ecco il prospettivismo. È vero o è falso? E insieme vero e falso. Perché non è vero che la genealogia della morale si può ridurre a questo, ma è anche questo. E quindi quantomeno insinua il sospetto di fronte all'ovvio. Chiedetevi, dietro alla grande virtù, quanta malizia c'è. Indagate, andate a fondo. Smascherate. E uno dei limiti fondamentali anche della grandezza di Nietzsche è che quando lui fa queste cose parla in prima persona e quindi produce una confusione tra filosofia e biografia, per cui si tende a ridurre certe sue affermazioni alla sua biografia senza considerare la portata investigativa e critica che ha. E questa è un'altra ambiguità. Scrive così perché stava male, perché aveva problemi lui. E c'è stata tutta una lettura di Nietzsche in questi termini. Quasi che proprio chi sta male non possa avere quella allucinazione rivelante che chi sta bene non ha. Ammesso che sia vero questo, ma invece c'è un'autonomia di pensiero. Un altro esempio, la castità, che è uno degli elementi contro l'ascesi, uno degli elementi forti contro cui Nietzsche, c'è tutta una sezione della genealogia della morale contro l'ascesi. Ecco, allora, un'espressione. Sono fondamentalmente avverso alle morali che dicono non farlo, rinuncia, fermati. È il castratismo del cristianesimo.
del cristianesimo così come lo legge Nietzsche, ma non solo così come lo legge Nietzsche, ma come è stato in parte nei secoli cristiani, perché i secoli cristiani sono esistiti. Molte volte si dice giustamente, ma questo non è il vero cristianesimo, dimenticando che il cristianesimo non è quello dell'ultimo momento o del ritorno alle origini, il cristianesimo è 20 secoli di storia, che ha grandezze ma anche atrocità, è il millennio. E allora critica della castità. La castità della monaca, con quali occhi, carichi di biasimo, guarda nel volto delle donne che vivono altrimenti. Quanto piacere di vendetta c'è in quegli occhi. Quello che io non ho potuto fare, tu lo fai. Passando da una tonalità maggiore come quella di Nietzsche, andiamo in una tonalità minore, molto minore, che è De André, quando c'è la prostituta, no? Che è guardata male. Allora l'impotenza tradotta in virtù. E quindi in accusa di vizio nei confronti degli altri. Ecco lo spirito di vendetta. Quanta vendetta c'è. Ha ragione o ha torto? Possiamo ridurre la castità allo spirito di vendetta? È solo questo? Ma è anche questo. Ecco il disincanto. Capite che leggere Nietzsche così esige una... Attenzione, non puoi prendere un aforisma e giocartelo. Quindi il cristianesimo, che ha imposto una morale, fondamentalmente ha castrato. Ma perché ha castrato? Ecco, quindi la morale entra in una dimensione più grande. Perché ha castrato? Perché ha compensato? Il male? O perlomeno il dolore che c'è nel mondo? No, non usiamo la parola male, il dolore che c'è nel mondo. Con l'idea di un riscatto nell'altro mondo. E allora, in questo ha prodotto una ulteriore alienazione. Il no a questa terra in vista di una beatitudine celeste, di un dietro mondo, un mondo dietro il mondo. Nel far questo ha steso un velo di lutto sulla vita. Una denigrazione dell'esistenza in vista di una vita beata. Ma in questo modo ha asservito, ha pervertito la vita. E in questo il prete ha avuto la possibilità di gestirla. Nietzsche scrive per aforismi e scrive così bene che non si può riassumere un aforisma. Ma c'è un aforisma di Nietzsche in cui dice: il cristianesimo ha cercato di uccidere Eros, non ne è morto, è riemerso come malattia.
Quindi questa rinuncia alla vita. Il velo di lutto. E quindi una opposizione bene male sul piano della morale e il conformismo morale, che poi è la rinuncia alla vita, come modalità per sperare in una beatitudine fuori dal mondo. È questo il cristianesimo? È anche questo. Nei secoli cristiani è stato anche questo. Nietzsche, così letto, induce in tentazione, perché smaschera le ovvietà. E quindi poi tocca al lettore proseguire. È vero o non è vero? Allora può essere diversamente. Allora in questo caso si vede che Nietzsche sbaglia, perché fa valere un aspetto come tutto. Allora un fatto è sollevare il sospetto. Un altro è fare passare come verità una parzialità. Ecco perché la lettura di Nietzsche deve essere, per essere proficua, deve essere attenta, non può essere occasionale. Se tu fai una lettura estetica, si può fare una lettura estetica. Perché un elemento pericoloso di Nietzsche è la sua fascinazione. Cioè il tedesco di Nietzsche è meraviglioso. In taluni casi anche greve, cioè l'ultima parte dello Zarathustra è poco sopportabile, ma soprattutto nei frammenti ha questa. Allora, l'ultimo passaggio qual è? Perché il mondo cristiano borghese va in crisi? E perché la dimensione del mondano comincia a prevalere. Nella tarda modernità non ci sono più fini, non c'è più il finalismo, la destinalità delle cose e la destinalità della storia. Al massimo ci sono scopi, non fini. Perché la natura non ha fini. La natura ha scopi. E gli scopi coincidono con l'utilità della potenza. Cioè la potenza tende a conquistare, dove vediamo un'autorità. Quindi non esistono fini prestabiliti. Non esiste ciò per cui qualcosa è stata creata per un fine, destinata a un fine. Allora, la cristianità alla sua fine ha perso di vista il fine, ma lo ha perso nella vita pratica. Nel senso che gli uomini, la società borghese ormai non persegue più fini, ma persegue interessi velandoli come virtù. E in questo caso anche virtù sociali e mondane. Ma in ogni caso prevale lo spirito di gregge, che è del cristianesimo, ma è anche dei movimenti socialisti per Nietzsche, no? Perché tendono a equiparare gli uomini, cioè tendono ad abolire il differenziale di potenza. E quindi fanno crescere l'anonimato della massa e in certo modo impediscono il sorgere e l'espandersi della grande individualità. Anche se poi i grandi forgiatori esistono, le grandi individualità esistono e guidano. E guidano la massa lasciandola nella mediocrità in cui è,
C'è un'espressione di Nietzsche indicativa in questo senso. Cioè l'uomo superiore fugge la massa. Ma la massa confonde questa fuga con la guida. Fugge, guardate come li inseguono. E quindi la dimensione egualitaria, in questo senso è un pensatore pericoloso, ma c'è la dimensione della mediocrità e della massa. E siccome lui non parlava per il giorno dopo, ma per i due secoli che verranno, beh, io credo che nella nostra società il mediocre è dominante. Il paradosso della democrazia sarebbe, ma è un paradosso, l'aristocrazia delle masse. Ma è impossibile. Non è impossibile. Potrebbe essere possibile, ma questo ci porterebbe molto lontano. Quindi non lo spirito del gregge. E quindi gli anni plebei sono questo spirito del gregge che persegue interessi senza dichiararselo, anzi coprendosi con gli ideali. Infatti la borghesia si copre con gli ideali. Il perbenismo borghese è un modo di coprire attraverso l'ideale l'interesse. L'età vittoriana, no? Ma lo si diceva anche, era una cultura, il borghese ha le buone maniere, non sbrocca, è composto, ha un'etica e un'etichetta. Chi si ubriaca è il poveraccio, è il marginale, è il popolo basso che non ha stile e non ha condotta. Questo lo si diceva nelle società aristocratiche. Oggi in modo diverso lo si dice dell'extracomunitario. Noi abbiamo lo stile, è quelli. E allora per integrarli bisogna portarli al nostro stile. Che non è storico, diventa una linea ideale di condotta. Quindi anche la stessa trascendenza, l'uso filisteo del comportamento religioso, non una religione interiore, ma lui, e in questo Nietzsche è estremamente vicino a Kierkegaard. Questo Levitt lo mostra molto bene. La cristianità ipocrita, che è un parto continuo di menzogne. E mentre si perseguono i propri interessi. Quindi Dio è morto, ma è morto di fatto. Chi l'ha ucciso? È morto. Quando l'uomo folle va a dire che Dio è morto, nel mercato, quelli che stanno sul mercato non lo sanno che Dio è morto. Ma nelle loro vite c'è la necrosi di Dio. Come decadenza, come morale del gregge. E allora bisogna emanciparsi dal cristianesimo, uscire dal cristianesimo. Infatti l'annuncio che dà Zarathustra
è che Dio è morto. Proprio all'inizio, quando incontra l'anacoreta che va a incontrare Dio attraverso l'ascesi, gli dice: ma tu non lo sai che Dio è morto? E quindi si entra nella temperie della morte di Dio. E allora che cosa è morto con Dio? È morto quel tipo d'uomo modellato sulla trascendenza. Per cui c'è un passaggio in cui Nietzsche dice che la morte di Dio equivale a un omicidio. Cioè è morto quel tipo d'uomo modellato sulla trascendenza. Quindi siamo nel tempo della decomposizione, della necrosi di Dio. E allora, se l'uomo modellato su Dio è morto, con Dio stesso, perché è l'altra faccia di Dio, allora bisogna oltrepassare l'uomo. E bisogna oltrepassare l'uomo dei millenni cristiani, cioè l'uomo modellato sull'altro mondo, sulla compensazione di questa vita con un'altra, sulla menzogna, sulla negazione degli istinti, sugli ideali, che sono non tanto elementi che promuovono, ma che bloccano, perché si dà a loro una eternità che non meritano. E di qui allora si passa ad un'analitica della potenza, che non è stata mai pensata nella sua evidenza, perché la potenza c'è sempre stata. Ma appunto l'elemento della verità o dell'ideale ha sempre coperto la dimensione della violenza, o santificandola, o idealizzandola, o proiettandola da un'altra parte, ma non ha messo in fuoco, non ha fatto capire, non ha portato ad evidenza che la vita è un gioco di potenza. E quindi è un luogo di conflitto. E quindi è il luogo dove vince il più forte. Ma non sempre vince il più forte. Non sempre vince il più forte. Anzi, c'è un altro passaggio di Nietzsche in cui dice che bisogna difendere i forti dai deboli. Perché i deboli fanno massa e impediscono che l'uomo superiore emerga. Ma può anche succedere che danno superiorità a uno di loro, credendolo leader. Ecco, allora, una analisi della potenza. Andare a vedere com'è il gioco delle forze. Allora la volontà di potenza diventa l'altra chiave, l'altro focus attraverso cui si spiegano e si smascherano i sofismi, ma nello stesso tempo si cerca di portare in evidenza com'è il gioco. Com'è il gioco? Dove appunto non c'è un fine da raggiungere, ma c'è il gioco delle forze e degli interessi. Gioco scatenato. Ecco, si tratta di vedere, ma lo dirò alla fine, se in questo gioco è possibile un'economia o se è un gioco al massacro. Se veramente si riesce ad uscire dalla società gregaria con un altro uomo, un oltre uomo. E qui Nietzsche
emerge quello che ha visto da subito, nella nascita della tragedia. Quando nella nascita della tragedia ha visto qualcosa che mostrava come la redenzione fosse una menzogna. Perché la tragedia che cosa dice? Che non c'è redenzione dal dolore. Che la vita è violenta. Che tutto ciò che nasce, nasce per finire. E allora bisogna essere all'altezza di questa lotta, perché non c'è compensazione. Chi è l'uomo greco? L'eroe. Non è il playboy. È colui che esce vivo dalle ferite. Che ha condotto la lotta. Questo è l'uomo greco. E allora la dimensione della guerra, inteso in senso politico anche, no? Ci sono delle pagine di Nietzsche in questo senso, ma la guerra come modalità di combattimento nella vita e per la vita. Ecco la dimensione vitale. Farsi carico del conflitto e condurre la propria lotta. Qui, ora, nel campo di lotta in cui sei, e dove non c'è una conciliazione finale, perché l'agon, non è l'agonia di quando si avvicina alla morte. L'agon è la vita come lotta. L'agon della fine è una battaglia finita. È nel cuore della vita che c'è la lotta. E allora la volontà di potenza vuol dire realizzare la potenza lì dove si è, nel tempo in cui si è. E allora qui si tratta di vedere la potenza dei singoli, ma dei gruppi, degli assetti sociali. Però nel momento in cui si porta allo scoperto questo gioco, beh, allora non si cercano soluzioni facili. E qui c'è una pagina perturbante di Nietzsche, lunga ma ve la leggo. E sapete voi cosa sia per me il mondo? Devo io mostrarvelo nel mio specchio? Questo mondo, un prodigio di forza senza principio, senza fine. Una saldea e bronzea quantità di forza, che non diventa né più grande né più piccola, che non si consuma, ma solo si trasforma come un tutto invariabilmente grande. È una casa senza spese né perdite, ma anche senza entrate, racchiusa dal nulla come dal suo confine. Nulla di confuso, nulla che si sperperi, nulla di infinitamente esteso. Qualcosa di inserito come forza determinata in uno spazio determinato, non uno spazio che in qualche punto sia vuoto, ma pieno di forza dovunque, come gioco di forze. Onda di forza insieme uno e molteplice, che qui cresce e la diminuisce. Un mare trasformandosi eternamente, con un ricorso di innumerevoli anni, con un flusso e un riflusso delle sue forme,
che passano dalle più semplici alle più complicate, dalle più tranquille, rigide, fredde, alle più ardenti, selvagge, contraddittorie. E poi, dalla pienezza, torna di nuovo alla semplicità, dal gioco delle contraddizioni al gusto dell'armonia, e ancora afferma se stesso in questa eguaglianza delle sue vie e dei suoi anni, e benedice se stesso come ciò che deve eternamente tornare. Un divenire che non conosce né sazietà, né disgusto, né stanchezza. Questo il mio mondo dionisiaco, del creare eternamente se stesso, del distruggere eternamente se stesso. Questo misterioso mondo della doppia voluttà, questo mio al di là del bene e del male, senza scopo, a meno che non vi sia nella felicità del cerchio un fine involontario, a meno che un anello non voglia tornare a se stesso. Volete un nome, una soluzione per tutti i suoi enigmi e anche una luce per voi, più nascosti, più forti, più impaudi, o uomini della mezzanotte? Questo mondo è la volontà di potenza e nient'altro. E anche voi stessi siete questa volontà di potenza e nient'altro. Evidentemente in questo testo già si vede perché la volontà di potenza sboccia nell'eterno ritorno. Perché tutto ciò che torna non può che essere potenza. La metto così. La potenza non può non volersi. E quindi si piega e torna. Non può non volersi. Quindi la volontà di potenza diventa una necessità. E tutto ciò che accade è sempre un realizzarsi, un accadere della potenza. Allora, avete distruzione continua, creazione continua, quindi Nietzsche in ogni potenza vede il tramonto, quindi nulla concretamente torna. Ciò che torna è potenza, ma quella determinata potenza non torna. Il ritorno è della potenza, ma non delle singole potenze, che tramontano. E allora alla potenza determinata, che cosa resta? Qual è la via di riuscita? Non torna come potenza determinata, perché torna la potenza. Ma allora per quello che la potenza è, dice sì a ciò che è. Dice sì alla vita così com'è. Accetta la sua fatalità. E quindi in questa dimensione sostiene anche il dolore. Quindi la redenzione non è un altro mondo. La redenzione è nell'amare questo, nel dire sì alla vita. E quindi per Nietzsche c'è un lato oggettivo del ritorno, ma c'è anche un lato soggettivo del ritorno. Il lato oggettivo del ritorno è che torna sempre la potenza nelle sue varie modalità. Ma soggettivamente il dire sì è volere il ritorno. Cioè dire, visto che non c'è compensazione a questa vita, io amo tanto questa vita e dico sì che vorrei tornasse. Questo vuol dire abbracciare interamente la terra. E quindi essere all'altezza del proprio dolore e della propria morte.
poi la parte finale Nietzsche diventa profetico. Questo gioco di potenze è solo distruzione? Ma lui, in questo testo che ho letto, c'è un passaggio in cui dice: gioco delle contraddizioni al gusto dell'armonia. Quindi queste forze sono armonizzabili. Allora, lui analizza lo squadernamento delle forze, però bisogna essere all'altezza di questo. E quindi bisogna trovare la misura. E anche qui la posizione di Nietzsche è ambigua, perché da un lato c'è la celebrazione della dismisura, dall'altro c'è la ripresa greca della misura. Allora a questo punto divento io un lettore arbitrario di Nietzsche, perché me lo gioco così io come ritengo si debba giocare. Cioè nella dismisura, e qui sono assolutamente greco, bisogna trovare la misura, ma lo è anche lui, a sprazzi, perché ha detto non farlo, rinunciati, frenati, questo non lo posso sopportare. Ma è anche detto superamento delle passioni. L'uomo che ha superato le proprie passioni è entrato in possesso del terreno più fertile, come il colono che è diventato signore delle foreste e delle paludi. Seminare sul terreno delle passioni vinte è il seme delle buone opere. Buone opere spirituali, e allora l'urgente compito immediato è questo, le opere spirituali. Il superamento stesso è solo un mezzo, non un fine, se non viene considerato così, subito, dal grasso suolo divenuto vuoto, spunta ogni sorta di erbaccia e diavoleria, e tosto laggiù tutto va più confusamente, pazzamente che mai. Se non c'è la misura, c'è questo esito. È un altro testo di Nietzsche, però di umano, troppo umano, cioè Nietzsche ancora illuminista. Ciò che prima è necessario, un uomo che voglia diventare signore della sua irascibilità, della sua biliosità, della sua lussuria, e cerca di diventare signore in qualsiasi altra cosa, è stupido come l'agricoltore che sistema i suoi campi accanto a un torrente, senza proteggersi contro di esso. Non bisogna sottovalutare che la passione è sempre urgente. Ecco, quindi c'è da un lato la dimensione incandescente di potenze che possono diventare anche distruttive, ma c'è la possibilità di dare a questo misura nella propria individualità e in generale nel rapporto col mondo. Questa è una possibilità di Nietzsche, però dall'altro lato c'è il dilagare incondizionato della potenza. Cosa è più utile, più conveniente? Beh, bisogna tornare a un filosofo che Nietzsche sente come suo, perché è stato quello che più prima di lui ha tematizzato la potenza. Ed è Spinoza, il quale dice però che ciò che è più utile all'uomo è l'uomo stesso. E per trovare armonia bisogna dare un limite alla potenza. Forse i rischi di Nietzsche possono essere sedati tornando a Spinoza. Limitare la propria potenza
perché la convergenza delle potenze sia un bene per tutti. Homo homini Deus. Bene, vediamo un attimo interventi, domande. Prego, Maurizio, là in fondo alla signora. Alla signora in fondo. Perfetto. Un'ora precisa. Prego. Quando la potenza è generalizzata, è assolutizzata, quando la lotta, direi anche qui, è assolutizzata, in realtà, a dire il vero, io faccio fatica a capirne il senso. Così come faccio fatica a capire il senso della misura che dovrebbe limitare la potenza, perché non ha senso limitare la potenza, direi, quando anche la misura non si capisce che cosa sia. E in realtà va a finire che la storia inclina verso il fatalismo, inclina verso l'assenza di qualsiasi responsabilità, si perseguono scopi, ma non si perseguono fini, ma quando, direi, si perde il fine, si perde anche la speranza di andare non nell'altro mondo, ma in questo mondo, di una giustizia in questo mondo, perché comunque vada è sempre tutta lotta. La lotta, direi, si identifica con la potenza si identifica con la lotta, e quindi la fatalità prevale, direi, sulla capacità di dare un senso alla vita, che viene molto bene espresso da Nietzsche nell'interrogazione che viene fatta alla pecora, la pecora che bruca in un prato, e a cui si chiede qual è il senso della vita. Ma la pecora non risponde, la pecora continua a brucare e vive così, direi, senza un senso, direi, specifico da offrire. Grazie. In conclusione, povero uomo, mi fa pena, dico la verità, una filosofia di questo tipo. Grazie, vediamo se ci sono altri interventi. Andiamo di tre. Sì, come facciamo di solito. C'è un silenzio. Ah no, prego. Nessuno. Beh, no. Solo alzare la mano, sennò. No, aspettavo che io rispondessi. Non riuscivo a capire. Microfono. No, sì, ho scritto una riflessione anch'io. Quanto all'analitica della potenza di cui parlava, appunto, cioè ha usato l'espressione. Ha detto appunto che questo è il luogo dove vince il più forte. Quindi. Ecco, però come intendere questo più forte, quindi come il più duro, cioè il più resiliente, il più resistente, oppure il più forte come il più felice, diciamo. perché diciamo che uno sguardo particolarmente tragico potrebbe immaginare la potenza come qualcosa che finisce per generare un essere totalmente infelice. Va? Si sente? Totalmente infelice, però estremamente duro, cioè che dura tantissimo, quindi non già l'ultimo uomo dell'inizio dello Zarathustra che vive ancora tutta al più una vita sopportabile, che si scalda, no? Ecco, ma proprio qualcosa di terribile. Questa era solo un'immagine, diciamo. E quindi in generale chi può dire se ciò che, anche questo si collega a un'altra cosa che ha detto, che è più diffuso sia migliore o peggiore e meriti quindi di essere salvato, perché era un po' questa l'ottica, a quanto ho capito io, di Nietzsche, rispetto a ciò che è stretto da pochi, dagli appunto aristocratici dello spirito. E ancora, chi può dire in generale
che ciò che appare mediocre sia appunto realmente mediocre. Vabbè, questa era solo. Bene, signore, qui davanti. Mi chiedevo, in natura a che livello si pone, nasce questo movimento, questo agon, questa a che livello nasce, emerge questo meccanismo della potenza, a livello della pecora, del rottifero, dell'uomo attuale? C'è la possibilità di avere un uomo futuro diverso dall'attuale, eccetera? Ecco. Bene. Bene, ci sono le tre domande, ci sono altre? No, andiamo di tre in tre. Sì, prego. Direi che nella seconda domanda è contenuto in parte, no? Buona parte, la risposta alla prima, cioè lei ha risposto alla domanda prima. E voglio mostrare perché. Non so se è stato sollecitato da quella domanda, ma comunque indirettamente ha risposto alla prima domanda. Torno al discorso che facevo prima, cioè questa dimensione di Nietzsche, no? Di colui che fa la politica col martello e di colui che invece cerca di oltrepassare l'uomo, no? E quindi questa dimensione che presentavo già all'inizio di una filosofia che pare avere sempre ragione e sempre torto. Anzi, queste domande confermano la mia lettura. Ex post, voi confermate quello che ho detto io. E allora, vediamo in questo caso, no? Che cos'è forte. Allora, qui Nietzsche fa le premesse per andare oltre lui stesso. Cioè, lui parla dell'oltre uomo. Ma se vogliamo andare oltre l'uomo che lui critica, l'uomo della cristianità, probabilmente dobbiamo andare oltre Nietzsche. Cioè Nietzsche ci dà il contributo, prepara il terreno per l'oltre. Cioè non ci porta oltre. Proprio per queste ambiguità. Fermo restando che c'è un elemento in Nietzsche che resta in ogni caso vero, che in questo movimento c'è la dimensione del ritorno, non c'è un esito finale, torna in vari modi la potenza, non c'è un esito finale, non c'è una risoluzione, un'uscita, perché io ho scritto proprio un libro sul fine della politica dove parlo della fine dell'escatologia cristiana. Allora, cos'è la forza, cos'è la potenza? Allora, in questo caso lui ha preso anche cose, se le ha aggiustate dalla scienza, proprio dalla scienza naturale. Tutto ciò che esiste, esiste perché è una quantità di forza. Cioè l'esistenza è energetica. E questo può essere... È vero sempre, in tutte le realtà. La scienza, la cosmologia ce lo dice, no? La dimensione subatomica, no? Cioè alla fine cosa c'è sotto? I buchi neri cosa sono? Forza. Tutto ciò che esiste è potenza. Questo già aveva capito Leibniz, le monadi. Tutto ciò che esiste... esiste perché ha potenza di esistere. Ecco, quello che invece, ma Nietzsche allude anche a questo, la quantità di forza. Cioè, tutto ciò che esiste, esiste perché è forza. Ma le quantità di forza non sono equivalenti. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni entità realizza non il fine,
ma se stessa, cioè non c'è un finalismo destinale etero diretto, realizza se stessa in quanto realizza la sua potenza per quello che la potenza è. Allora qui bisogna oltrepassare Nietzsche, che nella sua analitica della potenza si ferma a un certo punto, cioè si ferma nel senso di capire, di mostrare, di svelare, che il gioco della vita è un gioco di forze. Ma come queste forze si modulano, la sua analisi è sempre parziale, perché è sempre per momenti, per aforismi. Ma si può costruire un ragionamento più argomentato, ma in questo senso appunto bisogna partire dal terreno di Nietzsche per portarsi oltre. Allora, ogni potenza si realizza in base alla forza che è, e questo esige un'autoregolazione della forza. Perché una parola che si usa per la morale, no? Quando si dice che qualcuno è dissipato, la parola prima che è etica è energetica. Cioè ti dissipi, cioè dissipi la tua potenza, ti distruggi perché dissipi la tua potenza. Allora l'unica modalità per realizzare la tua potenza è la misura. Però la devi trovare tu, la misura. Non c'è un conformismo morale. Devi essere tu misura a te stesso. E se spostiamo questo nelle relazioni tra potenze, le potenze non si distruggono tra loro se si equilibrano. Quindi è quello che Nietzsche non vede nell'analitica della potenza, che c'è anche un'economia della forza. Questo lo vede meglio Spinoza, quando dice nulla è più utile all'uomo che l'altro uomo, cioè un'economia della forza. Allora, dove sta l'aspetto interessante di Nietzsche? Di togliere il conformismo morale che sottrae all'individuo l'autonomia di organizzare la propria forza. A questo punto si apre l'altro orizzonte. L'avvenire dell'uomo qual è? Di diventare signore della propria forza, ma in base a se stesso. E quindi anche una dimensione, per quanto possibile, amministrata del conflitto. Perché se tu non regoli la forza, ogni forza può diventare pericolo. Ma proprio in quanto consapevole del pericolo, tu regoli la forza, non attraverso un conformismo morale esteriore. Quindi portare a scoperto la dinamica della forza, da un lato abbattersi il sentimentalismo morale, il conformismo etico come adeguarsi a un ideale esterno, e crea le condizioni, lui non lo fa, ma dopo Nietzsche noi lo possiamo fare, di equilibrare il gioco delle forze. Allora a questo punto non parla Nietzsche ma parla Anatoli, io spesse volte ho detto Aristotele dopo Nietzsche, ma dopo Nietzsche, perché la ripulitura nietzschiana ci permette di riscoprire meglio le virtù antiche. E questa poi è la mia posizione filosofica. Bene, andiamo avanti. Maurizio, dove sei? Prego. Signora. Severino dice che
noi siamo l'eterno apparire degli eterni e che siamo... Questo non è Nietzsche, eh? No, no, è Severino. Passo a Nietzsche. L'eterno apparire degli eterni destinati alla gloria a prescindere da meriti e demeriti. E sarebbe molto confortante questo. E che c'è relazione tra questa affermazione e l'eterno ritorno di Nietzsche? Sì, c'è relazione nel senso che Severino ha scritto un libro di 400 pagine che si chiama L'anello del ritorno, dove la posizione di Severino è che questa dimensione del divenire di Nietzsche è una dimensione che, appunto, a parte nel discorso mio di dire sì all'accadere, non preserva l'accadere, mentre il punto di vista di Severino è che tutto è eterno. Quindi la dimensione del ritorno di Nietzsche è massimamente nichilista. Per uscire dal nichilismo bisogna, appunto, capire, testimoniare che tutto ciò che è eterno e non può essere toccato dal nulla. A questo punto, per mostrare se Severino ha ragione o no, bisogna che io venga un'altra volta qui a parlare di Severino. Beh, questo è, lo prendiamo alla lettera. Professore, uscendo dall'ambito strettamente filosofico e assumendo a riferimento un'opera quasi contemporanea in campo letterario, I fratelli Karamazov, si può dire che nei fratelli Karamazov tutti i temi presenti nella speculazione filosofica di Nietzsche ci sono? Così come chiedo se l'eterno ritorno si può individuare in un altro libro di Dostoevsky, L'idiota, come un ritorno di un altro Alyosha dei fratelli Karamazov. Sono stata chiara? Sì, sì, chiara. C'è spazio ancora per una domanda? C'è un'altra domanda? Perché la prima era veloce, si poteva rispondere veloce. Prego, chiudiamo. Buonasera, volevo fare una domanda, cioè che è un po' un esperimento mentale, cioè si parla molto negli ultimi anni di postumanismo, transumanismo, in relazione alla possibilità della tecnica di potenziare l'essere umano, se ne parla molto in campo militare, se ne occupano i bioeticisti e non solo i bioeticisti. Sono cose che pongono dei grossissimi problemi, ad esempio se è giusto intervenire sulla natura umana, ammesso che esista una natura umana, quindi diciamo, ecco, Nietzsche ci può dire qualche cosa su questo? Io personalmente mi sono dato due possibili risposte. Allora, la prima risposta è, ipotizzando che io sono Nietzsche e quindi parlo in prima persona, no, io mi sono occupato di superare i limiti del cristianesimo, non ho ragionato su quello che potevano essere le conseguenze del superamento dei limiti della natura umana, diciamo natura fra virgolette, perché ovviamente è un'espressione molto problematica. L'altra possibile risposta potrebbe essere opposta, nel senso di dire sì, secondo me sono diciamo cambiamenti leciti perché fanno parte di quel superamento di quelle dimensioni di vincoli etici, soprattutto cristiani, eccetera eccetera. Grazie. Dunque, per quanto riguarda l'altra domanda, ci sono elementi molto simili. Tra l'altro Nietzsche era anche un lettore di Dostoevsky, perché anche in Dostoevsky c'è la portare allo scoperto l'abisso, l'inferno, il demonico. Ecco, solo che in Nietzsche non c'è l'elemento del demonico,
perché non c'è l'elemento della salvezza, che invece è centrale in Dostoevskij. È centrale in Dostoevskij. La storia ha un fine. Cioè, quindi che quello che accade nella scena del mondo è riscattabile. E allora, nell'idiota non c'è l'eterno ritorno, c'è una, diciamo, una risposta radicale a quello che è accennato, diceva bene, in Alyosha. La vita riprende perché tu torni alla dimensione della bontà, del perdono e della fratellanza. Nell'idiota questo raggiunge il massimo perché è una figura cristica, paradossalmente molto nicciana. Cioè a dire, non ha risentimento. Non vede il male negli altri. Ed è quello che Nietzsche dice anche di Gesù, di Cristo. Dopo Cristo il disvangelium. Gesù era un ingenuo, un predicatore di strada, certo, però non ebbe mai risentimento, non è un risentito. È stata la cristianità che ha voluto vendicare quella morte. E quindi ha trasformato quella morte in un complesso di colpa. Ma dice due cose Nietzsche. Uno, che in Gesù non c'era risentimento. E la seconda cosa è che per Gesù il regno di Dio non era quello che sarebbe dovuto venire, ma era vivere questa vita nella dimensione della, come dire, non drammatizzazione del male, cioè vivere la bontà. Mettiamola così. E questo è stato un breve attimo, dice lui, perché poi il cristianesimo, quando si è impiantato con Paolo, no, ha tradito questo momento. Quindi Gesù resta sempre naif, no? Però ha una cosa, non ha il risentimento. In questo c'è una piccola, come dire, somiglianza nel non risentimento, ma poi invece in Dostoevskij la soluzione è assolutamente cristiana. Cioè, ecco, quindi nell'analisi, e quindi anche l'analisi del male, delle forze, è pensata con caratteristiche diverse. Cioè lui vede bene la componente del demoniaco. E questa dimensione nella posizione di Nietzsche emerge meno. Casomai quello che può emergere in Nietzsche è un'economia delle forze. E l'ultima domanda, in certo senso, si dà una risposta. Perché l'oltreuomo della cristianità, è tramontato, forse, non del tutto. Perché se si leggono certe interviste non è per nulla tramontato l'uomo della cristianità. Però, in senso generale, come spirito d'epoca, sì. Si tratta di vedere se la proposta cristiana dell'uomo è tramontata. Questo è un altro discorso, eh? Non entra con quello di stasera. Ma per venire alla sua domanda, perché non accrescere la potenza? Con una variabile, però. Che per quanto la potenza cresca, per il fatto stesso che cresce, non è mai compiuta. E quindi la crescita della potenza è vincolata al limite. E quindi in qualsiasi modo cresca, deve ricontrattare con se stessa. L'accrescimento della potenza non libera dal limite. E allora bisogna ridefinirlo
in base alla potenza che cresce. Perché se la potenza non crescesse più, in senso lato, potremmo dire che l'uomo diventerebbe Dio. Ma Dio o c'è prima o difficilmente lo si può produrre attraverso un accrescimento infinito, perché l'accrescimento è per definizione mancanza. Allora, in questo senso, perché non accrescere la potenza? Solo che però l'accrescimento della potenza, portando dentro di sé il limite, non potendo liberarsi del limite, deve ricontrattare il limite a un altro livello. E allora si torna ai greci. Bene, direi che possiamo chiudere qui. Grazie Anatoli, grazie a tutti.